cordiale buonasera, gentili ascoltatori dallo Stadio Olimpico di Roma, un cordiale buonasera da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Francesco Pionalieri è pronto a raccontarvi la semifinale di ritorno di Europa League tra la Roma di Paulo Fonseca ed il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer. Una mission impossible è stata definita giustamente questa della Roma stasera, e quindi recuperare il 2-6 drammatico, catastrofico dell'Old Trafford nella partita d'andata sarà compito praticamente, come detto, impossibile per la Roma. E tuttavia questa partita, grazie all'annuncio dell'arrivo di José Mourinho dalla prossima stagione sulla panchina giallorossa, è diventata una sorta di fastidio che deve essere metabolizzato al più presto per iniziare un nuovo campionato, una nuova stagione appunto sotto la guida del formidabile tecnico portoghese. Abbiamo raccontato la partita d'andata, Beppe, da lì a quella sera sembrano successe veramente tantissime cose, sembra un altro mondo la Roma. Nemmeno tu lo avresti mai potuto pensare. No, assolutamente no. Cross che parte in mezzo piuttosto insidioso, pallone che è lì in area di rigore, grandissima parata di De Gea sulla linea, poi la sfera che finisce sul fondo e quindi in calcio d'angolo, opportunità clamorosa per la Roma. L'azione era regolare, a quanto pare c'è stato forse Mancini che si è trovato a tu per tu con De Gea, che è riuscito distinto a respingere di una conclusione ravvicinata, non più di 2,5 metri, pallone che è finito in corner, ancora Pellegrini, ancora traiettoria, secondo palo, pallone sull'esterno della rete dopo la conclusione ancora una volta di testa di Mkhitaryan, questa volta in Roma, che ha costruito due palle gol nel giro di 30 secondi all'altezza del quarto minuto del primo tempo. Attenzione la Roma con la conclusione di Pellegrini, il pallone che finisce sul fondo, ancora il pallone in profondità di Smalling per Kasdrup, in netto vantaggio Show deve difendere questa palla, si addormenta Kasdrup, palle sulle spalle, pallone in mezzo, salvataggio di Bailly, se non andiamo errati, con Dzeko che si stava vantando sul pallone. Diciamo che lo United non l'ha presa troppo sul serio sta partita per i primi 10 minuti. Al mamma mia, è entrata terribile questa di Wan-Bissaka, questa è... ai danni di Bruno Perez. Dico, questa se la rivedono, questa è veramente brutta, ma secondo me questa la rivedono, è veramente brutta. Questa è brutta, dovrebbero rivederla, sì, perché l'entrata è veramente molto brutta. Ora si può anche dire che il pallone è stato colpito, c'è il cartellino giallo, però insomma, per come l'abbiamo vista noi in diretta, proprio sotto i nostri occhi, sotto la nostra postazione, mamma mia, molto brutta. Lui va a colpire con tutto il corpo, poi praticamente non prende praticamente mai la palla, perché Bruno Perez l'aveva già spostata. Insomma, io credo che il signor Frick dovrebbe essere richiamato al VAR e questa azione andrebbe rivista, perché sinceramente è un'entrata di una scompostezza e di una ruvidità tale che meriterebbe un cartellino altro che il giallo. Fred con il sinistro, Cavani è solo, marcatura sbagliata, pallonetto di Cavani, pallone che colpisce la faccia esterna della traversa e termina sul fondo. Anche qui però Roger Ibáñez, come dire, e Mancini si lasciano alle spalle completamente solo Cavani, che avrebbe potuto battere a rete tranquillamente a tu per tu con Mirante. Ha sbagliato però la misura del pallonetto, gran palla di Bruno Fernandes, Cavani in aria, Cavani destro, gran parata di Mirante che si rifugia in corner. Forse c'è un problema, vediamo, per chi, per Smalling, ecco, certo. Voglio dire, queste sono cose assolutamente inconcepibili. Siamo al 28esimo, siamo al 58esimo infortunio in stagione per la Roma, 58 infortuni, sono obiettivamente una specie di ecatombe. Insomma, non è possibile che una squadra di questo livello in Serie A, che gioca le coppe, che gioca la Coppa Italia, possa subire questa falcidia di infortuni nel corso di una stagione. Io credo che questo sia un fatto di cui qualcuno deve prendersi la responsabilità anche nel corso di questa stagione. 58 sono troppi. Attenzione al colpo di testa di Mkhitaryan, il pallone che finisce sul fondo, c'è la posizione di fuorigioco, tuttavia è però grande azione della Roma, dobbiamo dire, la volata di Kasdrup sulla corsia di destra, innescato da Edin Dzeko, è arrivato un pallone dalla fuorigioco, avrei qualche dubbio sinceramente. Ancora un lancio per Mkhitaryan, lo sporca in qualche modo la difesa dello United, poi Dzeko, palla sul sinistro, Dzeko, parte la conclusione, anche questa murata, Pellegrini, la respinta di De Gea, poi Bailly nuovamente a scaraventare il pallone in fallo laterale, ma certo che le opportunità da rete la Roma le ha costruite. Ora Pellegrini su Dalbo, bravissimo
addirittura ad evitare in finta su questo retropassaggio abbastanza suicida di Pellegrini all'interno della propria tre quarti campo, bravissimo dal Boe ad evitare due avversari, a far marcia indietro e poi a colpire cercando la progressione offensiva verso i propri compagni di squadra. Ancora Pellegrini che prova un dribbling e non gli riesce, a Pogba invece sì, così come a Bruno Fernandes, il tocco di esterno destro verso sinistra all'indirizzo di Shaw, sempre all'interno della propria tre quarti campo il Manchester United. Ora esce con una grande triangolazione, il tocco per Cavani, Cavani al limite, Cavani destro e buca il Manchester United. La Roma, Edison Cavani porta in vantaggio la formazione inglese, anche se l'arbitro dice facendo aspetta aspetta che dobbiamo andarla a rivedere. Si tratta di capire, 4 gol intanto in 4 partite per l'ex attaccante del Napoli, grande triangolazione dicevamo con il pallone per Edison Cavani. Io sinceramente non so dirvi se è fuori gioco o meno, mi sembrano assolutamente in linea. Comunque gran destro alle spalle dell'incolpevole questa volta, portiere della Roma, Mirante, e quindi alla 38esimo cambia il parziale, lo United è in vantaggio per 1-0. La rete è quella di Edison Cavani, bellissimo gol, bellissima la triangolazione, il gol è convalidato perché la posizione è regolare e può quindi mimare ora la posizione dell'arciere Edison Cavani, che in 4 partite in questa Europa League ha segnato 4 reti. Beh, insomma sono numeri importanti per lui, che era considerato un attaccante abbastanza fuori dal grande giro vista l'età. Non mi sembra giudicare da queste 2 partite. Lorenzo Pellegrini sul lancio in verticale con l'esterno di Mkhitaryan, nel movimento di Dzeko, il pallone per il bosniaco, triangolazione Mkhitaryan, pallone leggermente troppo lungo, Mkhitaryan tiro, in qualche maniera riesce De Gea a prendere questa palla. De Gea sì, che ha allungato il braccio sinistro, ha colpito il pallone. L'impressione, ripetiamo, è ancora una volta di una solidità atletica diversa tra le due squadre, è che lo United sembra veramente sovrastare la Roma anche in questa caratteristica, in questa fase della partita, in questo modo di stare in campo dal punto di vista atletico molto diverso rispetto agli avversari. Ci prova ancora Bruno Fernandes sfiorando il palo dopo l'assistenza di Cavani. Adesso il Manchester United sta trovando il possesso del campo con una certa tranquillità, una certa serenità, e il centrocampo della Roma sembra essere assolutamente svanito. C'è Darboe in profondità su Mkhitaryan che prova a girarsi, avanza lui palla al piede prima di distribuire a sinistra Bruno Perez, sovrapposizione cerca e trovata Lorenzo Pellegrini, molto molto volitiva la prova della capitano in mezzo a 3, fortunato il rimpallo, favorisce poi Cristante a sinistra Mkhitaryan, vediamo se parte il cross verso il secondo palo, Pedro prova a girarla, Dzeko la mette in porta, 1-1, ha pareggiato la Roma esattamente al minuto 12 nel corso della ripresa, c'è il pareggio giallorosso con Edin Dzeko. Alla fine i gol li segna sempre Kasdrop, può andare al traversone in mezzo rasoterra, Fred da volante, da cabeza di aria è riuscito a intercettare, poi scambio in area di rigore tra Pellegrini e Dzeko, grande intervento con la conclusione, la rete di Brian Cristante che raddoppia la Roma in vantaggio esattamente al 15° minuto nel corso del secondo tempo, cambia ancora il parziale allo Stadio Olimpico di Roma, i giallorossi hanno ribaltato la sfida almeno per quello che riguarda questa partita di ritorno. Ha scherzato un po' troppo lo United dall'interno della sua area di rigore, poco all'esterno di essa, con Fred che ha cercato il dribbling per Pellegrini che gli ha sottratto il pallone, l'ha fatto per venire a Cristante che non ci ha pensato un attimo, si è girato, ha cercato e trovato la diagonale vincente a mezza altezza alla destra di De Gea, e Roma ora in vantaggio per 2-1. Attenzione però Kasdrop che ora attacca a destra per la Roma, il cross in mezzo, Dzeko, miracolo, poi ancora Pedro e ancora miracolo di De Gea. Roma che ha sfiorato il gol del 3-1. Attenzione perché insomma avesse segnato questo terzo gol, 2 parate clamorose di De Gea, avesse segnato il terzo gol la formazione giallorossa, mentre ora si impappina col pallone tra i piedi di Edison Cavani, insomma a quel punto non dico che tutto sarebbe stato riaperto, ma insomma avremmo assistito a un'altra sì. partita, perché siamo solo al 16° del secondo tempo. Van de Beek, lo scambio con ancora una volta Pogba che però viene anticipato da Mkhitaryan dalla parte opposta, sta arrivando Pedro in area di rigore, vediamo se parte il traversone della sotterra, ancora una volta miracolo di De Gea su Dzeko, incredibile,
letteralmente incredibile. Tre palle gol costruite dalla Roma nel giro di pochi secondi, insomma, potremmo dire. Ma insomma, anche questa è la parata di De Gea su Dzeko, se l'è trovata semplicemente sui piedi, non sa nemmeno lui come abbia fatto. Ecco, diciamo anche che la fortuna non è stata esattamente la compagna della Roma in questa stagione. Ancora una volta Darbo, questa volta però perde il contrasto con Bruno Fernandes, che allarga in area di rigore per il tentativo ad opera di Greenwood, che manda fuori da favorevolissima posizione, opportunità e da rete per la Lo United, che ora cerca ovviamente di sfruttare gli spazi in contropiede. Era uscito sui piedi di Greenwood Mirante, era stato superato dall'avversario. Grande idea però di Bruno Fernandes, la sterzata. Credo che ci sia un altro uomo a terra della Roma. Problemi muscolari per Bruno Perez all'adduttore, all'inghine della gamba sinistra, e siamo a 59. Ecco, siamo al 21esimo intanto del secondo tempo. Conduce 2-1 la Roma, che ha sfiorato in più occasioni la rete del 3-1, non fosse stato per la fortuna, possiamo dirlo, di De Gea. Poi esce bene ora la squadra ospite dalla sua tre quarti campo. Fred, poi Van den Beek in posizione di alla sinistra, va a puntare Mancini, ancora il tocco per l'ex Shakhtar Donetsk, il pallone giocato da Fred in profondità. Greenwood prova ad andarsene sulle sue piste, però ancora una volta Gianluca Mancini costretto al retropassaggio. Lancio per Cavani, palla in porta e pareggio dello United. Vediamo cosa succede. Ancora Edison Cavani, ancora difesa della Roma immobile. 5 gol in 4 partite, nessuno si accorge di niente, nessuno si accorge che Cavani sta arrivando alle spalle della retroguardia giallorossa, mentre è pronto Santon a entrare in campo. Vediamo qual è la posizione adesso dell'ex giocatore del Napoli. Ci è sembrata, a me è sembrata sinceramente regolare, ed infatti è regolare, sembra assolutamente in linea con l'ultimo uomo, e quindi Edison Cavani autore di una doppietta, e siamo di nuovo 2-2. E la difesa della Roma è questa, purtroppo manca totalmente l'idea di andare, come dire, a francobollare gli attaccanti avversari in queste azioni a palla libera, no? Non si scappa mai indietro, sì, tenere le posizioni. Sul pallone va in profondità per Mkhitaryan, lo scambio con Pellegrini, Mkhitaryan nel rigore, sinistro palo. Non è fortunata la Roma, diciamo così, che non è proprio fortunata. La Roma ha costruito qualcosa come 7-8 palle gol in questa partita, però. Cristante ancora dalla parte opposta per Pedro, lato corto dell'area, attraverso la che parte in mezzo, colpo di testa di Dzeko, pallone che finisce alto sulla traversa, ma altra opportunità da rete per la Roma, che ne ha costruite veramente tante in questo secondo tempo. Ed è entrato Zaleski, un altro ragazzino della primavera. È ovvio che adesso la Roma voglia anche un pochino mettere in vetrina questi suoi giocatori, giocatori importanti, giocatori che comunque nel campionato primavera stanno letteralmente dettando legge. Continua a sorprendermi la personalità con cui questo ragazzino che viene dalla gamba, è venuto tra l'altro in situazioni molto molto complicate, per usare un eufemismo, e mi riferisco a Darbo, stia deliziando la platea giallorossa, magari anche i nostri ascoltatori, perché insomma dal mio racconto si dovrebbe capire che sta giocando una partita molto interessante per l'età che ha, per l'avversario che si trova di fronte, per i compagni di squadra che nutrono evidentemente verso di lui grande fiducia, gli porgono sempre il pallone. Ora attenzione Santon, posizione di alla sinistra, vediamo se va la cross, la palla è sul destro, una finta, un traversone con il sinistro, largo, la conclusione al volo, la rete del vantaggio di Zaleski. Il ragazzino è entrato in campo pochi minuti fa, ha battuto col collo piede esterno, ha trovato la deviazione Zaleski di un avversario, il pallone che è finito in fondo al sacco, e la Roma che conduce per 3-2. Brandon Williams comunque è stato a deviare il pallone. Certo che soddisfazione per un ragazzino entrare in campo, esordio assoluto tra i professionisti, io non ricordo che sia entrato nella Roma nel corso del campionato, e segnare un gol in Europa League contro il Manchester United. Insomma, queste sono veramente grandi soddisfazioni, questi attimi non glieli toglierà più nessuno. Insomma, 3 gol di scarto, io credo che tra queste squadre di scarto ce ne siano 2, non di più, per quello che la Roma ha fatto vedere nel primo tempo a Old Trafford, per quello che ha fatto vedere qui allo Stadio Olimpico con le tante palle gol costruite, certo anche quelle subite con le solite distrazioni difensive, ma insomma una squadra, quella
giallorossa che stasera ha dimostrato, se non altro, di esserci. Ci sarà tiro dalla bandierina in favore della formazione giallorossa. Vediamo chi va ad occuparsene con ogni probabilità. Lorenzo Pellegrini, corto alle sue spalle, arriva con Zaleski, non ci arriva Borja Mayoral alla testa del primo palo. Erano rimasti imbambolati i difensori centrali dello United. Ancora un traversone, ancora la conclusione, la respinta al volo sul tiro di Cristante ad opera di McGea, che poi riceve il tocco di testa di Maguire e ferma il pallone con le braccia. È certo che la Roma ha tirato in porta, adesso possiamo dire una decina di volte, ma nello specchio della porta. È finita la partita, intanto ha vinto la Roma per 3-2 sullo United. La Roma frena la sua corsa in Europa League, in finale ci va il Manchester United, una partita che probabilmente non sarebbe andata così se il risultato a Old Trafford sarebbe stato diverso. La Roma ha vinto per 3-2, ma soprattutto è andata vicino alla gol in almeno altre 4-5 occasioni.